Dio per loro aveva previsto un piano glorioso, meraviglioso, un piano che li avrebbe portati ad essere il popolo che nel corso dei secoli del tempo avrebbe dovuto rendere la testimonianza a tutte le altre nazioni, a tutti gli altri popoli, che c'era un Dio, un solo Dio, l'unico vero Dio. Ma ancora al verso 21 c'è questa terribile affermazione: dimenticarono Dio, loro Salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto. E vedete cosa accadrà a questo popolo: cose terribili, cose aberranti, cose che non avrebbero mai dovuto commettere. Ma tutto questo accadde perché dimenticarono. Il Signore vuole che non dimentichiamo il suo amore, il suo proposito, quello di darci un futuro, un avvenire eterno. Perché l'avversario non aspetta altro che il credente, che colui che ha ricevuto la parola di Dio, possa ben presto dimenticare le cose di questo mondo. L'affanno per le ricchezze terrene, materiali. Sono cresciuti dei rovi, delle spine, che alla fine hanno soffocato questa pianticella, che invece aveva bisogno di rimanere attaccata al Signore, aveva bisogno del santo nutrimento divino. L'appello di questa mattina è un appello a non dimenticare il nostro Dio, il nostro Salvatore, per poter ricordarci. Per poter riflettere su queste cose è necessario che noi ci fermiamo. Sembra che non ci sia il tempo di fare nulla. C'è un inganno sottile dell'avversario. È opportuno che, per non dimenticare il Signore, per non dimenticare quello che Dio ha fatto nella nostra vita, per non dimenticare quello che Dio sta facendo dentro ciascuno di noi, per non dimenticare tutte le sue benedizioni, dovremmo fermarci al Golgota, alla croce, fermarci meditando la sua parola, fermarci inginocchiandoci davanti a lui, ringraziarlo con tutto il cuore, perché nonostante tutto, forse anche momenti di sofferenza e di prova che stiamo attraversando, noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù la vita eterna. Noi siamo davvero liberi.